Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Dr. Tech e oggi sono qui insieme alla mia ragazza. Ti vedi, no? Sì. A Alcamo Marina. Questa è la nostra stanza, adesso facciamo un rapido tour. Se ci vuoi illustrare la stanza, grazie. Questo è l'armadio. Ecco. In cui conserviamo dalle magliette al cibo. Benissimo. Insomma, questo. Poi qua ci sono Carlo e Vanessa. Okay. Poi qua abbiamo la cucina con le tazzine di caffè, bicchieri, eccetera, eccetera, tutto quello che è utile. La macchinetta, questo, eccetera, eccetera. Il nostro frigo. Pieno di sole cose da bere. Esatto. La Red Bull, non dimenticare. Sprite, Monster, eccetera, eccetera. E una pizza. Ok, così senza senso. Poi qua abbiamo i gelati e le pentole. No, ah vabbè, che non toccheremo, non utilizzeremo. Poi qua c'è il letto, zona letto, pigiama in testa, esatto. E poi qua abbiamo il bagno, qua una fantastica lavatrice da 5 kg, anzi no, 9 kg da 9 kg, esatto. Poi qua c'è il lavello, splendida doccia. Ti piace sta casa? Molto carina. Adesso facciamo pure l'esterno comunque della casa. E voilà. Fantastico terrazzino. Qui ci sono vestiti stesi tipo rumeni. Posto. E questa è la splendida vista. Allora, ieri siamo stati nella spiaggia di Alcamo Marina, oggi invece ci allontaniamo un pochettino di più e vogliamo andare alla riserva dello Zingaro per la sua gioia, dato che ci sarà tantissima strada a piedi sotto il sole. Vero? Bacino. Poi per la tua gioia andremo ai tempi di Agrigento. Esatto, io sono proprio qui dietro, sono vicinissimo, rispetto a dove siamo. Turchi. E alla scala dei Turchi, sì. Siamo praticamente fermati in quest'area di sosta lungo la strada che porta a San Vito Lo Capo. Lei fa foto e c'è questa vista stupenda che cogliamo l'occasione per riprendere. Allora, ci siamo fermati in questo piccolo sobborgo per prelevare i soldi per il parcheggio. Carino, molto simpatico. Ecco. Comunque siamo tipo qua dispersi in mezzo alle praterie. Bellissimo, molto bello comunque. Siamo dentro una grotta scavata ovviamente artificialmente ed è bellissimo. Ci aspettano da qui in poi 7 km. Non è tanto la discesa, è tanto quella salita. Ehi! Allora, noi che non capiamo il motivo per il quale se il mare è sotto stiamo salendo, non lo sappiamo, ma siamo a San Vito Lo Capo. Vogliamo andare alla prima spiaggetta, che era la più vicina? No. Proseguiamo, andiamo per la seconda. Siamo stanchi. Allora, siamo quasi arrivati. Camminiamo da tipo 7 km. In mezzo sotto il sole. Stiamo morendo proprio. Ridiamo perché penso che sia il colpo di sole che ci fa ridere, perché non c'è nulla da ridere. Anche perché dopo tutto in salita dobbiamo fare, quindi è una cosa assurda. L'unica cosa che ci fa continuare a scendere è l'acqua, perché l'acqua è bellissima. Infatti non vediamo l'ora di arrivare per buttarci, perché si muore troppo di caldo. La strada è tutta così.
ed è veramente bellissimo, anche questa terra rossa molto bella. Eccoci al ritorno dopo un'ora e mezza di mare. Adesso ci aspetta un'ora e mezza di camminata e stiamo morendo, troppo caldo ed è tutto in salita. Tutto ok amore? Eppure c'è anche chi ci vive qua. Ci sono un paio di casette a Contrada Zingaro, cioè io non ci abiterei mai onestamente. Dobbiamo salire lì sopra e poi da lì in poi dovrebbero essere tutte discese. Il problema è la salita. Dopo circa tre quarti d'ora di camminata in salita, adesso è iniziata una discesa che ci fa ben sperare, perché poi tanto non ci riguardavamo nemmeno la strada, cioè non me la riguardavo tutta onestamente all'andata tutte queste discese. Visibilmente provati. Ma ti fanno male i piedi. Lo so che ti fanno male i piedi. Beh, ci vediamo, mega doccia fredda. Ok, siamo in fila, altro giorno, buongiorno. I piedi sul cruscotto no, però. Siamo in fila allo svincolo di Castelvetrano perché stiamo andando alla Scala dei Turchi. Manca ancora un'ora e 15 di strada, però per adesso siamo fermi in mezzo alla confusione. Ok, dovevamo andare alla Scala dei Turchi al mare, belli sdraiati così, e invece ci siamo resi conto che la Valle dei Templi chiudeva all'una e mezza e quindi abbiamo deciso di fare un giro dalla Valle dei Templi. Lei è sempre piena perché li faccio visitare tutti i posti sotto il filo di mezzogiorno, sotto il sole di mezzogiorno. E siamo qui. Allora, bello e bello, tutto molto bello. È che siamo noi che sbagliamo l'orario, perché siamo qui da mezzogiorno, adesso è l'una e mezza, e da un'ora e mezza che camminiamo sotto il sole. Cocente, infatti lei è tutta bruciata. Io non mi brucio. Perché... Ma sei tutto sudato. Ma sono tutto sudato. Cioè, che schifo. Non mi interessa. Però è molto bello, stiamo visitando cose molto belle. Ora, stiamo andando all'uscita. Ho capito, stiamo visitando cose molto belle e cioè riprendi le cose in cui non c'è niente. Riprendo te perché sei una cosa molto bella. Cioè non sei una cosa, scusa, sei una persona. Ecco, esatto.